Una sola gara disputata nel weekend nella Superlega maschile di pallavolo, quella vinta ieri da Milano sul campo di Padova, è l'effetto dell'emergenza sanitaria. Maurizio Colantoni ne ha parlato con Matteo Piano, campione di Milano e della Nazionale Azzurra. Sentiamo. Matteo Piano, che pallavolo è questa? Questa è una pallavolo che tira avanti perché è tignosa. Noi credo sia stato un esempio come sport fino ad ora, perché abbiamo fatto dei protocolli sportivi, parlo della Superlega, eccezionali grazie alle società e tutto. Sembra un momento difficile, come è un momento difficile tutto il mondo, credo sia è quello che sta succedendo adesso, il fatto che ci siano dei casi, che le persone si fermino. Vogliamo andare avanti, ma per tutto quello che abbiamo fatto finora. Io oggi pensare che siamo l'unica partita di Superlega è un'opportunità, l'ho detto, è bello, possiamo giocare, dobbiamo pensare a tutti quelli che adesso non possono giocare, sia i nostri colleghi, amici, sia tutte le altre serie, una pallavolo che ha bisogno di rimanere viva. E mi ha fatto l'effetto anche della responsabilità che abbiamo, perché dobbiamo essere bravi, vogliamo essere bravi, a chi può fare va, gioca, ma veramente perché siamo uniti come movimento, anche grazie all'associazione giocatori, l'IP, ci sentiamo e lavoriamo e vogliamo giocare tutti insieme. La limitazione della libertà, il rispetto delle regole, ma ti chiedo, Matteo Piano ha paura? Siamo in un momento in cui ci tolgono qualcosa, quando ti tolgono qualcosa, anche se non lo fai, ti senti privato di qualcosa, di un momento, di uno spazio. Quello che io punto a fare adesso è gioire delle cose piccole e dargli importanza, concentrarsi su questo, perché io il lockdown che ho vissuto in primavera è stato un trauma e bisogna essere preparati. Su Milano, una cosa breve però forte, sulla tua Milano che comunque continua a vincere. La mia Milano è una Milano che amo molto, amo giocare con questi ragazzi, ci stiamo allenando bene e è quello che ci rimane, e lo dico in senso positivissimo, perché è una cosa bella, viviamo tra di noi in campo, viviamo tra di noi fuori, ed è una Milano che sicuramente è una città che sta vivendo come tutto un momento difficile. Su Milano si sente il doppio, perché è una città che è passata dal caos al deserto, e quindi ci viviamo e ci teniamo stretti, perché siamo noi quelli su cui dobbiamo appoggiarsi, e lo stiamo facendo bene.